Beh, questa nostra avventura del centenario della Grande Guerra, 1914, 2014, ci insegue da tempo come una occasione, non solo di commemorazione doverosa, di ricordo, ma come occasione per una riflessione più a fondo sulla società italiana. Sulla società italiana di oggi e delle sue possibili prospettive, perché la situazione è difficilissima. Anzi, io sarei addirittura tentato, ma non lo farò, di dirle lei come presidente del gruppo che è sorto intorno all'esperienza di Mario Monti, forse una battuta gliela posso anche chiedere, come valuta e soprattutto come vi collocate voi, che siete stata la maggiore novità e forse ancora oggi come Speranza rappresentate la maggiore novità in questo bipolarismo italico che tra Berlusconi, che da ogni punto di vista non ce la fa più, il Partito Democratico che al massimo esprime Renzi, e certo la situazione è molto difficile, forse solo Letta e la prosecuzione dell'esperienza di Letta, che non è facile, però può essere una risposta. Io penso che oggi soprattutto due persone nel nostro paese danno l'idea della speranza nel futuro. Uno è il Presidente del Consiglio e tramite lui naturalmente l'intero governo, l'intera maggioranza, l'altro è il Presidente della Repubblica. L'Italia ha bisogno di stabilità e soprattutto attraverso queste due figure può trovare quella stabilità fino a tutto il semestre europeo che consenta alla politica di riorganizzarsi, di guardare al futuro, di vivere anche le difficoltà che sono enormi del nostro paese con un po' di fiducia nel futuro. Del resto, ancora non approfitto troppo della parte, diciamo, strettamente politica, del resto proprio, diciamo, ancora nei giorni scorsi, e c'è da prepararla, tutti gli stati europei, compreso la Merkel, hanno convenuto con Enrico Letta su questa priorità da assegnare al tema giovani lavoro, quindi al tema della lotta alla disoccupazione, e in Italia, proprio in Italia, si terrà il terzo vertice, che cambia molto, o potrebbe cambiare lo scenario delle scelte della Unione Europea. Io penso che una nuova Europa più sociale, da un lato, e la lotta alla disoccupazione dei giovani sono i due cardini della nostra visione del futuro. E penso che sia molto importante per l'Italia che questo vertice dei capi di Stato e di Governo si svolga a Roma. È un riconoscimento, io credo, per il nostro Paese, ma è insieme anche un impegno, deve diventare un impegno, una grande responsabilità. Ecco perché dico che la stabilità è importante. Sarebbe veramente drammatico se proprio nel periodo nel quale i capi di Stato e di Governo vengono a Roma a discutere di lavoro dei giovani, alla vigilia di un semestre europeo importantissimo guidato dall'Italia che dovrà rinegoziare le politiche economiche e sociali, sarebbe drammatico se l'Italia in tutto questo si presentasse con il governo destabilizzato o peggio ancora con il governo in crisi. Sarebbe, credo, un'imperdonabile mancanza di responsabilità verso il futuro. Presidente, lei però, la ringrazio comunque di aver accettato anche questo cappello, diciamo, alla nostra intervista, perché lei è stato fino all'altro giorno presidente del Trentino Alto Adige, lo chiamiamo ancora così, poi le chiederò specificamente questa singolare esperienza delle due province, una fra l'altro di lingua tedesca, e quindi di una realtà che per certi versi è di confine, per altri versi, proprio con riferimento alla guerra, che ricordiamo ancora quasi quasi agli scioperi che noi facevamo mettendo insieme Trento e Trieste, è sempre stata molto legata, pur appartenendo geopoliticamente all'Austria, è stata molto legata alla, e ha molto spinto per la composizione, oggi si potrebbe dire della ricomposizione, dell'unità nazionale. Ma guardi,
la nostra vocazione è sempre stata, per così dire, e non è una retorica, una vocazione europea, perché storicamente siamo appartenuti come popolo, come territorio, ad un contesto di appartenenze multiple, in un contesto di confine, in un contesto nel quale gli scontri fra i nazionalismi hanno prodotto drammi, hanno prodotto separazioni, hanno prodotto tragedie. E, fin dei conti, portiamo nella nostra storia tutto questo. E dunque, per noi ricordare questo centenario è anche andare un po' alla memoria delle nostre origini, delle nostre tradizioni di terra, di montagna e di confine, e scoprire che quando i nazionalismi si scontrano, alla fine perdono tutti. Questo è, credo, prima di tutto il grande insegnamento che la storia deve portare ai giorni nostri. E fra l'altro, Presidente, venendo, sono passato in questa vostra simpatica collocazione nel palazzaccio di Montecitorio, quello dei gruppi, e ovviamente ho notato una bella targa, Sala Alcide De Gasperi, e ai fini sia della vocazione europea, no? De Gasperi con gli altri grandi europeisti è stato sempre accarezzato questa idea dell'Europa come unica prospettiva futura, sia per sconfiggere definitivamente le vecchie passate, ma soprattutto non creare condizioni. Ma De Gasperi è stato anche il ricostruttore dell'Italia, e ogni tanto gli sciocchi gli rimproveravano di essere stato austriacante. Sì, è una vecchia polemica questa. In realtà De Gasperi rifletteva il suo tempo e la sua comunità particolare. Non dimentichiamo mai che De Gasperi fu membro del Parlamento di Vienna, un Parlamento nel quale si parlavano decine di lingue, certo. Un Parlamento che l'impero di faccio la composizione plurale del vecchio impero. De Gasperi era consapevole della tragedia che si stava preparando, era consapevole del fatto che i nazionalismi appunto portano sempre scontri, portano violenza, era anche consapevole peraltro che il vecchio regime andava superato, che una nuova stagione stava venendo avanti, e imparò proprio dalla tragedia di quegli anni il senso dell'europeismo, il senso dello stare insieme al di là dei nazionalismi in una nuova Europa. In questo senso De Gasperi fu proprio un uomo di cucitura fra la stagione del prima e la stagione del dopo, e l'elemento di cucitura fu proprio il grande rispetto delle diversità, della pluralità, il rifiuto di ogni nazionalismo. Il bene della nazione non fu mai per De Gasperi deriva nazionalista. E forse approfitto anche di questa fortunata, bella coincidenza per chiedergli, ma gli italiani, quando sentono citare l'accordo De Gasperi-Gruber, dice, ma che è questo accordo De Gasperi-Gruber? De Gasperi si è venduto all'Austria, si è venduto al nord dell'Alto Adige, gli interessi del dopoguerra, noi avevamo vinto, sia pure in quelle condizioni che De Gasperi rappresentò così meravigliosamente a Parigi. E invece anche quell'accordo fu una chiave che ha garantito poi la crescita di queste due comunità, non esasperando conflitti che pure in certi momenti furono tesi abbastanza. Quell'accordo fu una pietra miliare non solo per il benessere e la pace dei nostri territori di confine, ma anche per la pace in Europa, perché voglio ricordare che in Europa luoghi nei quali lo scontro fra etnie e lingue diverse hanno prodotto violenza ce ne sono tantissimi, anche in epoche molto recenti. Beh. E se la questione sul tirolese, basta pensare ai Balcani per ricordare, se la questione sul tirolese non è diventata una vicenda violenta, se la vicenda sul tirolese è diventata quasi un esempio invece di composizione dei conflitti, questo lo si deve principalmente all'accordo De Gasperi-Gruber, al fatto che De Gasperi e il ministro degli esteri austriaco decisero un compromesso. La linea di confine fra Italia e Austria
sarebbe rimasta al Brennero, non sarebbe stata spostata come invece voleva la maggioranza, la larga maggioranza della popolazione di lingua tedesca, certo, della provincia di Bolzano, ma in cambio Trento e Bolzano avrebbero avuto forme forti di autonomia. Non solo, ma in cambio Trento, Bolzano ed Innsbruck, decenni e decenni prima di Schengen, avrebbero potuto costruire una politica di interscambio, di cooperazione transfrontaliera, cosa che adesso è diventata un po' lo standard a livello europeo in tutti i confini nazionali. Quindi fu quell'accordo un'anticipazione incredibile della filosofia della nuova Europa, quella alla quale dovremo guardare anche per il futuro. Io purtroppo ho approfittato e quindi rischiamo di essere lunghi, ma sono molto contento per le cose che lei mi ha detto. Ma vorrei venire anche alla straordinaria fioritura che quell'area geopolitica che ha fra l'altro non solo non acuito ma anzi progressivamente smussato e reso modello il rapporto con le aree vicine, ha prodotto delle eccellenze, usiamo, non solo ripensando alle mele, delle eccellenze. Io in particolare penso all'Università di Trento. Trento non aveva l'università quando io mi occupavo di problemi della rappresentanza studentesca, e ricordo che fui molto vicino al presidente Kessler, che è molto solitario, devo dire, almeno io ebbi questa impressione, portò con cocciutaggine l'idea di l'importanza per Trento di avere una sua università, e fra l'altro una università che già allora, siamo alla fine degli anni 60 grosso modo, si caratterizzasse per una originalità di impostazione, anche rispetto al campo della sociologia che veniva sprecata, tirata da tutte le parti. Io ricordo in particolare Norberto Bobbio, che arrivava a Trento, faceva le sue lezioni, questi ragazzi rimanevano insieme sbalorditi e anche parecchio confusi, perché poi di guai ne hanno pure combinato tanti, ma se poi danno i frutti, ancora oggi l'Università di Trento è un'eccellenza, vengono da tutta Italia a studiare, e anche dall'estero a studiare a Trento. Grazie a Dio è proprio così. Io penso che questa proiezione internazionale, questa apertura alla conoscenza, alla cultura, all'indagine di qualche cosa che deve essere nuovo, è un po' un DNA del Trentino ed è molto legato alla storia anche dei conflitti. Abbiamo imparato nella nostra storia che la diversità è ricchezza, non può essere conflitto, e dunque la nostra università, ma dunque anche le tante iniziative, certo, economiche, pensiamo al turismo sempre più internazionale, credo che abbiano proprio a riferimento questo nostro essere dentro un contesto che è un crogiolo di culture, di lingue, di popoli e di storie. L'università è un esempio fortissimo di questo. Io penso che l'università, la conoscenza e la ricerca siano i veri veicoli per il futuro, e penso che i nostri territori dovranno proseguire sempre di più su questa strada. Ecco, mettendo un po' insieme tutti questi elementi e avviandomi purtroppo alla conclusione, siamo l'eccellenza. Non so se si può mettere prima la cultura, la ricerca, le idee nuove, ma anche le bellezze naturali. E però tutte poi insieme costituiscono sia motivo di richiamo sul piano delle piacevolezze, delle scalate, delle sciate, delle saune in alta montagna, eccetera, ma poi è come se convergessero tutte, anzi no come, convergono tutte per dare una prospettiva di sviluppo che io vengo dalla Sicilia, quindi immagini le differenze, Presidente, e là pure di altro tipo di bellezze, di monumenti, di paesaggi, eccetera. Da voi però sono, come dire, positivamente incanalate o addirittura di volta in volta esplose per fare più bello il Trentino, ma anche per essere modello
e per essere richiamo. Io penso che il nostro paese sia un grande giacimento di risorse e di opportunità sul piano dell'ambiente, della cultura, sul piano della storia. E forse è proprio da lì che dobbiamo ripartire per tracciare anche una linea di futuro, di speranza anche per i giovani. Il nostro è un caso da questo punto di vista molto importante. Io ricordo sempre che nei primi anni immediatamente precedenti alla Seconda Guerra Mondiale il Trentino era una delle terre più povere del nostro paese. Siamo diventati una terra solida sul piano economico proprio attraverso il grande investimento sulla conoscenza e sulle risorse naturali, culturali, storiche del nostro territorio. Io penso che questo sia il lavoro che dovremmo portare avanti anche in futuro. Investire tra l'altro in cultura è anche investire in sviluppo. Non è vero che con la cultura non si mangia, con la cultura si conserva una tradizione, una storia, si aprono piste nuove, si tengono legati i giovani al territorio, con la cultura si dà anche un senso all'economia. E io penso che la grande crisi che stiamo attraversando a livello globale è anche una crisi di senso, prima ancora che una crisi di meccanismi finanziari ed economici. Beh, io, Presidente, la crisi di senso, operando in questo circobarnum della comunicazione, siamo sovrastati da comunicazioni di ogni tipo, e però il significato, il senso, penso anche ai nostri telegiornali mattina, notte, sera e mezzogiorno e quando si vuole, ma poi molte volte non si capisce che sta davvero succedendo. E io le faccio un'ultima domanda, poi lei naturalmente può dire e astenersi. Pensando alle cose che lei diceva, anche ad un tema così delicato e caldo, che fra l'altro concorre a definire una nostra immagine paese in Europa e nel mondo, cioè a quella che temiamo ormai tutti, la crisi all'Italia, la soluzione precedente, per Dio ci guardi, però stanno tentando in qualche modo, il ministro dei trasporti mi pare che si stia pure muovendo bene, ma dico, ma se là l'Italia diventasse una specie di conglomerato con le sue possibilità, low cost, il turismo, portare la gente nei posti dove vale la pena andarci, dove ci vanno i low cost stranieri. Io sono stato di recente a Marettimo e sono andato a Trapani con uno della Ryanair e l'Italia non lo compra neanche più perché con la sua organizzazione, cioè, ecco, non potrebbe essere questa un'idea, una chiave, cioè di fare intorno all'Italia un grande volano culturale, economico, di sviluppo e di rapporti internazionali? Io penso che l'Italia abbia perso le opportunità alcuni anni fa, quando non si è messa subito in sintonia con quello che stava accadendo nel grande mercato del trasporto aereo. Certamente diciamo che fa un po' di nostalgia, fa un po' di tristezza vedere il declino di una grande bandiera del nostro paese. Quello che lei dice è da me condiviso, sarebbe veramente bello se potesse accadere. Certamente bisogna fare i conti con i meccanismi economici, con i meccanismi di mercato. Ripeto, credo che siamo un pochino in ritardo, ma è anche da questi segnali che si verifica il declino di un paese. Senza, l'ultima, veramente ultimissima, ma lei per venire a Roma da Trento va a Verona a pigliare l'aereo oppure a Bolzano o viene giù con uno dei treni delle ferrovie o viene in macchina? Scelgo tutte queste opzioni, quando posso preferisco il treno, 4 ore e 8 minuti arriviamo. Io penso che l'Italia abbia investito troppo poco sul trasporto ferroviario a scopo interno e anche a scopo internazionale e penso che dovremmo imparare dal passato. Io vengo da una terra nella quale gli austriaci, dei quali prima parlavamo, avevano realizzato una rete di ferrovie di trasporto interno al Trentino che era straordinaria. Poi venne l'epoca dell'automobile, gran parte di queste ferrovie vennero smantellate. Oggi quelle poche che sono rimaste sono fiore all'occhiello di una concezione moderna del trasporto.
Grazie molto, Presidente. Grazie a lei.